Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui per queste 24 ore e penso che sarà tipo un delirio. In pratica vivrò la mia giornata normalmente, ma starò sveglia fino a domani e adesso sono le 15:19 e sarò sveglia fino a domani alle 15:19. Questa challenge per me è forzata, la dovevo fare per forza, quindi in realtà farò questa cosa perché la devo già fare. Make sense? La verità è che mi è già capitato più volte di rimanere sveglia per più di una giornata, quindi di svegliarmi, non andare mai a letto e rimanere sveglia il giorno dopo, fare delle cose e solo dopo andare a dormire. Quindi in realtà è una cosa che io già faccio e che capita molto spesso di fare, cioè che anche il mio fidanzato lo fa molto spesso. Questo perché noi abbiamo un lavoro un po' particolare e perché io ho una bimba che soffre di apnee notturne molto pesanti. Questo mi ha portata molto spesso a dover rimanere forzatamente sveglia per controllare che il suo respiro andasse bene, soprattutto dopo che magari per più di una volta ha avuto degli attacchi di apnea pesanti. Io non riesco più a dormire ovviamente, quindi mi faccio tutta la nottata sveglia. E lui con me perché è bravo. Delle coccoline a questo così non ci va. Oh, delle coccoline, le coccoline. Le coccoline a coso piccolo. Avevo paura di crollare in realtà perché ho dormito davvero poco stanotte. Non fate questa challenge. Questa è la mia versione lottatore di sumo. La mia faccia molto così e il mio collo che ha la fake tan sopra che non si vuole togliere. Ottimale, eh? I know. Allora, la mia capoccia distrutta mi fa intuire che sono passate delle ore. Sono le 17:01. Ho cucinato anche per i cani. Oggi gli ho fatto un piatto gourmet, proprio che si sono sentiti coccolati, stracoccolati. Infatti mi amano più del solito, ruffiani. Ho spostato tutti quei regali che stavano lì. Praticamente tutti qui, perché qui dovremo aprire il tavolo poi, quindi troppi casini. E si sono fatte le 18. Ah, a proposito, è sempre oggi 22. Vabbè, casomai. Ok. Sono le 19:51 e niente, sto continuando a lavare casa, cioè niente di più, niente di meno. Non sto facendo niente di così interessante, ma dato che avrò qui tutti quanti il 26, sto continuando a farmi tutte le cose, diciamo piano 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 piano, nel corso dei giorni, per non arrivare tipo il 25, che non avrò tempo ovviamente perché è Natale, a dover pulire tutta casa, cioè non ce la farei mai, no? Pulire pulisco ogni giorno, però le cose un pochino più pesanti o che si sporcano più spesso, tipo lo specchio davanti a dove ci laviamo i denti, è perennemente pieno di schizzi, quindi penso che lo dovrò comunque rifare il 26, però perlomeno mi porto un po' avanti. È già una cosa. Comunque, continuo a pulire e ci vediamo dopo per un ulteriore aggiornamento. Comunque, per adesso sono come al solito. Sono le 22:40, che voi non vedete. Aspettate, cerco di inquadrare. Eccolo. Io ho fatto pappa e ho continuato a mettere altre cose a posto e vabbè, ho messo a posto il letto, ho fatto una lavatrice e in questo momento sono davanti al computer perché sto facendo finalmente appunto il progetto del quale vi parlavo, e io ho più di un progetto, quindi non inquadro, non vi dico perché non so quale uscirà prima, però fatto sta che comunque entrambi sono per voi ed entrambi li vedrete presto. Mi sento stanchina, sì, ma anche se mi sento stanca ci sto, nel senso avrei bisogno di farmi una doccia, ma a me la doccia rilassa troppo, cioè io dopo una doccia prendo e vado a dormire subito, quindi sto evitando, me ne farò una abbastanza freschettina domani mattina perché ho paura proprio di mettermi lì a dormire. Comunque per adesso mantengo, cioè sto normale, vediamo un attimo come andrà, vediamo un attimo che ore si faranno eccetera eccetera, anche perché domani ho la signora che mi aiuta a fare le pulizie perché voglio tutto l'indepinto, cioè veramente la signora delle pulizie domani verrà qui a pulire sul pulito.
ammetto, però meglio così. Già quando spolvero, lavo per terra, ovviamente sposto le cose, sposto tutto. Quando deve venire gente, io non è che sposto le cose, le faccio volare proprio. Quelle sono veramente lì, sembro veramente mia madre. Il mio animo del sud, la casa da picchiaria, e inizio ad aprire la qualsiasi finestra, qualsiasi pertugio che ho in casa, lo apro perché la casa deve respirare, perché deve entrare l'aria fresca, l'aria pulita, no? Ok, lo faccio adesso, se no non lo faccio più. Mi spinzetto tutta, che più che altro devo tagliare le sopracciglia perché mi crescono a una velocità allucinante. In realtà non è che rimandavo questa attività così, giusto perché non mi andava. No, è che avevo perso questa, perché Ale continuava a dirmi: no amo, ma io non ce l'ho, io non l'ho presa, l'ho trovata sotto la scrivania sua oggi lavando. Vabbè, lasciamo perdere. Gli piaccio di più con più peli, evidentemente. Donna sopraccigliata sempre piaciuta. Ok, ho fatto, non so se voi la vedete la differenza, però io ovviamente sì. Calcolate sempre che è quasi l'una di notte. Ops, il vento. Allora, inizia ad esserci una sola macchina ogni tot minuto. Infatti adesso ne è passata una. Basta. Iniziano a non esserci più tante macchine. Calcolate che tra tipo un'oretta non ci sarà più nessun rumore, poi zero. Sarà stupendo. Io è un orario che proprio mi godo quando sono sveglia, lo adoro. Io adesso finisco qui, ma si vede pure l'orario, 00:46. Ribadisco, mi sento molto a casa con questa challenge, quindi... Ma buonasera. Sto facendo una cosa al computer che è molto noiosa e mi è preso un po' da biocco perché sto facendo sta cosa. È una delle parti del lavoro che, però non tutti i lavori, tutti i lavori. Aiuto, non mi riesco a concentrare. Dicevo, tutti i lavori hanno la parte noiosa. Ci vediamo dopo. Vi aggiorno tipo verso le 3:30, dai. Penso che mi vado a fare un tè caldo. Buonasera. Mi sono lasciata con voi, che erano tipo le 2 qualcosa, non mi ricordo. E adesso, in questo momento, sono le 3. Scusate. E allora, mi sento un po' stanca perché sto lavorando parecchio. Però non stanca da dormire. Oddio, le mie occhiaie. Oh mio Dio, le mie occhiaie sono peggiorate parecchio. Non mi sono mai alzata da qui, sono stata solo al computer. E adesso erano tipo una mezz'oretta che ero sul telefono. Perché ne ho approfittato, ho risposto ad alcuni commenti vostri. Anche molti vostri direct. E... non mi ricordo più che vi dovevo dire. Ci aggiorniamo dopo, raga. Stavo riflettendo sul fatto che quando ho Lara il mio cervello non lo sente nemmeno che sono stanca. Oddio, scusate, sto piangendo per il sonno. Mi lacrimano gli occhi per il sonno, comunque, dicevo. E mi ricordo più che stavo a dire, raga. Ah sì. Quando ho Lara ho l'istinto che non mi fa dormire, perché è la mia priorità massima che Lara stia bene. Ci vediamo dopo, raga. Comunque sto bene, ovviamente non spingo il mio corpo a fare cose che non posso fare. Non lo fate a casa, non lo fate, non è un gioco, non si scherza col sonno, non lo fate a casa. Io ripeto, lo sto facendo perché devo comunque lavorare e finire delle cose.
quindi comunque l'avrei fatto e ma voi non lo fate mai. Hanno ricominciato a passare un po' di macchine e si sentono alcuni, non so se lo sentite, il cinguettio degli uccellini e penso che tra poco ci sarà l'alba, non so se lo sentite, ci sono gli uccellini che cinguettano e lì c'è già una luce accesa. Lo sentite? Beh, comunque già stanno iniziando a passare più macchine. Ok, mi sono coperta parecchio, raga, perché aprirò la finestra, perché cioè, è già aperta, però insomma mi metto proprio davanti alla finestra. Mi piace fare meditazione all'esterno, non all'interno della casa, ma la faccio anche all'interno della casa e come... Per esempio in questo caso, perché fa molto freddo fuori, mi metto a metà. Mi metto per terra con la finestra aperta e da qui parte la mia meditazione. Non parlerò durante la meditazione e ci saranno molti tagli probabilmente. Vedrete fare forse dei gesti, dipende da come mi sentirò, dipende da quello che vorrò fare e di quello che il mio corpo gli servirà in quel momento. Gli uccellini che cinguettano, meraviglioso. Mi siedo esattamente qui. A proposito, ci tengo anche a dirvi una cosa: io ho più di un metodo di meditazione, non ne ho solo uno, non ho solo una tecnica e medito in diversi modi. Oggi ascolterò il mio corpo, quindi mediterò nel modo che mi dice il mio corpo. Tutto qui. Se sentite piangere, si è svegliato Ash che vorrebbe entrare, ma ho chiuso perché quando medito preferisco stare un attimo da sola. Ok, mi metto un attimo in pausa e arrivo. Molto meglio. C'è quasi l'alba. Non so se lo vedete. Vabbè, voi vedete tutto scuro. Molto, molto meglio. Ok. Penso che si veda anche dal mio viso come sto dopo un... Oh, aspettate. C'è Ash che vuole entrare. Io penso che si veda dalla mia faccia come sto dopo questa sessione di meditazione. Ovviamente il mio corpo ne aveva bisogno e come vi ho detto oggi l'ho ascoltato semplicemente. Mi sento molto carica, mi sento molto positiva, piena di energia e pronta a spaccare il mondo. E si sono fatte penso le 6 in tutto questo. Mi godrò probabilmente l'alba e inizierò anche a darmi una lavata perché tra un pochino, poche ore, arriverà la signora delle pulizie. Allora, mi sono cambiata, data una rinfrescata, mi sono fatta una coda, poi dopo quando si sveglia anche Ale, quando va via la signora delle pulizie, mi farò una doccia. E allora in questo momento sto facendo delle cose al computer, quindi sono molto concentrata e sono le 7:30, quindi aspetto che Ale si svegli tutto quanto. Mi sta passando molto velocemente in realtà il tempo. Aggiornamento delle 8:32. Comunque Ale è appena uscito, è andato a prendermi il latte perché lui beve latte intero, io no, quindi è andato a prendere il latte e niente, mo ritorna e niente, mi aiuterà a fare tutto insomma. Bene tesori, allora, piccolo aggiornamento delle 15:32. Aspettate che... ok,
Eccolo qui, quindi c'è 33. Vi volevo informare che ho ufficialmente perso, perché mi sono messa a letto sotto le coperte e mi sono ufficialmente addormentata verso le... che ore erano? Verso mezzogiorno. Penso... sì, verso mezzogiorno. Esatto, perché mi ero messa qui a editare e ho completamente perso il... cioè mi si sono proprio chiusi gli occhi, raga. Quindi sì, ho perso, ma per una giusta causa. Voi non potete capire quanto sto calda qua sopra e quanto sono comoda. Quindi sì, mi va molto bene. Ciao piccolo. Stanotte comunque ho fatto tutto quello che devo fare, ho finito tutto quello che devo finire, quindi sono molto soddisfatta. Mamma mia, questo mini giampettino. Ovviamente non mi sono appena svegliata, sono stata 5 minuti con Ale e con Caio, che mi è venuto ad abbracciare. Non è arrivato lui, perché lui viene quando mi sente parlare. Io sto facendo i coccoli e lui chiude gli occhietti. Comunque tesori, noi ci vediamo domani, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale. Ricordatevi di dormire sempre, non fate tardi, riposatevi perché è importante. E io adesso esco perché ho una bellissima notizia. Il regalo di Lara che aspettava è arrivato, quindi yeah. Ciao ciao. Bun bun, I've done this is bun bun.